Era considerata la notte più delicata dal punto di vista del rispetto delle norme da zona rossa, numeri alla mano, sembra che a Firenze e provincia il messaggio sia stato recepito. Fa eccezione il caso del veglione organizzato in un appartamento del capoluogo, 14 le persone sanzionate. Minime le violazioni registrate durante i controlli in market e locali. Sul fronte degli spostamenti abbiamo elevato circa una trentina di sanzioni legate proprio al tema della mobilità anti-Covid. Però ecco, sostanzialmente sul versante tipico delle notti di Capodanno legate appunto al danneggiamenti e feriti c'è stata evidentemente insomma una situazione molto tranquilla. Un grosso petardo esploso in Piazza del Limbo, un ferito. Anche lo stop ai botti di Capodanno sembra aver funzionato, almeno nei luoghi pubblici. 15 gli interventi dei vigili del fuoco, di piccola entità. Si aggiunge quello in un appartamento di Sesto Fiorentino per l'intossicazione da monossido di carbonio di una famiglia. Grandi il senso di responsabilità dei cittadini e l'impegno delle forze dell'ordine, ringrazia la prefetta Guidi. Atteggiamenti che si riveleranno preziosi anche se le cose dovessero volgere al meglio. Anche un ritorno in zona gialla è un ritorno che deve tener conto di precauzioni che noi, fino a quando non sarà completata la fase della vaccinazione, dovremo continuare a tenere presente. Intanto il primo giorno dell'anno Firenze si presenta così, silenzio insolito, desideri e propositi in linea con i tempi. Cosa si augura per quest'anno? Ma intanto salute per tutti e anche una ripresa delle attività ovviamente.